Bentrovati. Oggi parleremo di una autentica perla del catalogo busoniano. Una perla che è venuta alla luce in tempi piuttosto recenti, è stata incisa in tempi davvero recentissimi e ha visto anche l'impegno del professor Giuliano Tonini, che è un membro del nostro comitato scientifico espertissimo della figura, della storia e dell'opera di Ferruccio Busoni. Parliamo della messa in onore della Beata Vergine Maria. È una messa composta a Graz nel 1880, quindi da un Busoni quattordicenne, in cui si capisce bene, si legge bene le caratteristiche della penna di uno studente accademico che segue degli studi molto ligi, molto rigidi e estremamente tecnici. È una messa per doppio coro a cappella, quindi quando si parla di doppio coro si va sempre a implicare la summa del contrappunto, cioè di tutte quelle regole che gestiscono la scrittura della polifonia musicale. Spesso l'abbiamo ridetto in questa sede, l'armonia e il contrappunto sono un po' le due fondamenta della scrittura musicale di tutti i tempi. Busoni era un contrappuntista estremamente raffinato, molto molto preparato, e ce lo dimostra anche nella sua opera più magniloquente, che è la Fantasia contrappuntistica per pianoforte. Questo lavoro è l'ordinario di una messa, quindi è suddiviso come tutti gli ordinari nei tempi liturgici, cioè Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei. Quindi il testo è quello appunto dell'ordinario della messa, però in questo lavoro già traspare una caratteristica tipica che accompagnerà Ferruccio Busoni per tutto il suo percorso. Una ricerca armonica mai scontata, mai banale, sempre costruita a tavolino, costruita con scientificità, e delle scelte tematiche estremamente cantabili, estremamente immediate all'ascolto, però al tempo stesso mai assolutamente scontate. Ascoltare questa messa ci dà un'idea piuttosto chiara di quello che fu il percorso iniziale dell'adolescente Ferruccio Busoni. L'adolescente Ferruccio Busoni che viveva di pianismo, era già un talento del pianoforte, era già un virtuoso, come lui odiava definirsi. Però questo percorso parallelo, questa messa segna un po' l'inizio di questo percorso parallelo che vedrà Ferruccio Busoni impegnarsi strenuamente con tutte le sue energie nella composizione, proprio a voler dimostrare che il suo personaggio è tanto grande da conciliare sia le esperienze del virtuoso, indubbiamente più fruttuose dal punto di vista economico, sia un percorso interiore dedicato interamente alla composizione musicale, sia alla composizione musicale prettamente tecnica, come appunto questa messa e i suoi difficili contrappunti, sia un percorso musicale volto a esprimere e a legarsi in maniera indissolubile a quel contesto storico-letterario particolare e geograficamente dislocato nel quale Busoni condusse tutta la sua vita. Buon ascolto. Thank you.